pronto, si parte, è iniziata Padova Calcio 5 DBS Miane. Sempre 0-0 risultato, un paio di occasioni per il Padova, una clamorosa per il DBS e poi una grandissima occasione questa per il Padova con Ciammesse sul rilancio di Feveratti, colpo di testa di Ciammesse che è andato sul palo e poi ancora Begioni e poi il Padova che va in vantaggio con Zornetta che realizza il gol dell'1-0 al sesto minuto di gioco del primo tempo. Bella l'azione, prima il palo di Chamès e poi sul susseguirsi dell'azione, ottimo lo scambio con Maggiorin che ha smarcato tutto solo Zornetta sotto porta, il quale non ha avuto difficoltà a mettere dentro. 1-0 per il Padova. Poi Zornetta che recupera, si fa vedere da parte opposta Varotto, ancora Varotto ed è proprio lui che mette dentro sull'ottima azione di Zornetta. Pallone filtrante e da pochi passi è Marco Varotto che realizza il 2-0 per il Padova. Bene così, ottimo Zornetta, ottimo Varotto. Calcio di rigore quindi per il DBS Miani. Tela Lindim alla battuta, la sua botta e la gran parata di Feveratti. Feveratti che ancora una volta si erge da grande protagonista del match. Ancora Ciammesse, bravo Cabral qui, Cabral che prova e il pallone lì sulla gli porta, ancora Cabral che prova a metterla dentro e poi Ciammesse, il gol! E arriva il terzo gol ed è di Edgar Ciammesse, bravissimo però Cabral qui, prima a liberarsi del portiere, poi una volta chiuso è riuscito a dare all'indietro per Ciammesse che ha messo dentro. 3-0 per il Padova e adesso le cose si mettono nel verso giusto. Gioca con il portiere di movimento adesso il DBS, la porta è vuota e c'è già il gol, e c'è già il gol di Cabral, c'è subito il gol. Mentre il DBS si apprestava al cambio inserendo il portiere di movimento, Cabral se ne è accorto, ha conquistato palla e l'ha spedito subito in rete, ottenendo quindi il 4-0. Attenzione a questo contropiede, 3 contro 1, attenzione, pallone in mezzo, il gol lo realizza Tela Lindim per il DBS. Nulla da fare per Feveratti, buono lo scambio, ma un contropiede netto questo del DBS. E la Mudi. Pallone in mezzo e attenzione perché arriva il secondo gol del DBS ancora con Tela Lindim. Ancora lui realizza il gol del 4-2. Attenzione perché il palo potrebbe subito andare al tiro con Maggiorin che trova il gol della sicurezza. Maggiorin sulla rimessa laterale, abilissimi i giocatori del Padova a riprendere subito con Maggiorin che si è venuto a trovare tutto bello smarcato e trova anche Maggiorin il gol in questa serata, giocatore che attendavamo da tempo. Per Ciammesse che intercetta Maggiorin tutto solo e poi ancora per Ciammesse, prova a restituire il favore Maggiorin, buona questa iniziativa, 20 secondi in questo momento, poi pallone messo in mezzo, Feveratti, vediamo se adesso incoccia la porta, Feveratti, niente da fare, entusiasmo tra il pubblico che pian piano ha riempito il Palagozzano, arriva intanto la sirena finale, esplode di entusiasmo il Palagozzano, Padova che trova quindi la sua prima vittoria stagionale.